Nel corso di lavori di sterro si è scoperta una mini Pompei dell'età del bronzo. Una grande eruzione del Vesuvio, che era avvenuta quasi 2000 anni prima di Pompei, aveva sommerso una vasta area con delle ceneri vulcaniche e queste ceneri bollenti hanno sommerso e conservato delle capanne di 3700 anni fa. Questo ci consente oggi di avere un'immagine, una specie di istantanea, sia pure sfocata, di come vivevano gli italiani di quell'epoca. Marco Wieselberghi si è recato sul posto, sugli scavi, per vedere cosa sta venendo fuori. Quello che vedete alle mie spalle è il Vesuvio, uno dei vulcani più noti al mondo per le sue violente eruzioni. Ma la sua furia distruttiva ha anche alcuni meriti, almeno per gli archeologi, perché fissa nel tempo scene di vita che giungono poi a noi da un passato lontanissimo, come nel caso di un recente scavo in corso a Nola, dove è stato scoperto un villaggio dell'età del bronzo. Dallo scavo per la costruzione di un supermercato nella città di Nola sta affiorando una nuova Pompei, ma di 2000 anni più antica. Sotto 6 metri di fango, ceneri e pietre pomici prodotte da una eruzione del Vesuvio di 3700 anni fa, si è conservato un intero villaggio preistorico dell'età del bronzo antico. La forma dei pali in legno del tetto e perfino il rivestimento in paglia è ancora ben visibile e impresso nelle ceneri vulcaniche. Un ritrovamento che non ha precedenti nella storia dell'archeologia. Questa è la prima volta che si trova veramente una capanna. È una delle, cioè, finora si trovavano i pali per terra, le impronte dei pali per terra. Ora invece troviamo 2,5 metri di struttura conservata. E abbiamo trovato il villaggio in uno stato di conservazione che sembra Pompei o sembra Ercolano. Uno scavo fortunato come questo è un evento abbastanza raro in archeologia, perché uno trova sempre una cosa, un elemento, ma non trova mai tutto insieme in qualche modo. Le capanne furono investite da un'eruzione di tipo pliniano, databile attorno al 1800 a.C., nota anche come eruzione delle pomici di Avellino. Questa eruzione è simile a quella che 2000 anni più tardi avrebbe distrutto le città di Pompei ed Ercolano. Un susseguirsi di violente esplosioni e gas ad altissima pressione formano una colonna di fumo, cenere e lapilli di pomici che sale fino a raggiungere i 30 km d'altezza per poi ricadere sul territorio circostante. Qui possiamo vedere il deposito delle pomici di Avellino nel suo massimo spessore. Sono circa 15 metri di pomici e cenere vulcanica accumulatesi in non più di una decina di ore. Questa cenere si deposita sopra le capanne che sono rimaste inglobate nelle pomici, avanza all'interno delle capanne e si accumula all'interno riempendo queste strutture e preservando tutto il contenuto. Gli archeologi e gli antropologi hanno così a disposizione un documento unico nel suo genere. Lo scavo di Nola ci consegna una fotografia scattata 3700 anni fa che restituisce uno straordinario ritratto della vita di quel periodo. La foto ci mostra un villaggio mentre viene abbandonato in tutta fretta dai suoi abitanti. Spaventati dalla pioggia di lapilli, interrompono le loro attività quotidiane per darsi alla fuga. Abbiamo il suolo cosparso di ossa, abbiamo una gabbietta in cui si allevavano delle capre, abbiamo un tetto che era fatto con la paglia del grano, abbiamo gli stinchi dei prosciutti appesi e poi per terra abbiamo le impronte dei bovini che avevano attraversato la zona e alcuni vasi si sono ritrovati appesi alla parete in legno. Lo spazio, il vuoto lasciato dal legno, reggeva così in qualche modo ancora all'interno della coltre di fango questi vasi allineati. Lo straordinario lavoro di conservazione fatto dalla cenere vulcanica ci permette di capire anche la disposizione dello spazio abitativo. Nello strato di ceneri, infatti, sono rimasti impressi i calchi delle pareti di legno e la sagoma delle porte che dividevano i vari ambienti. Degli abitanti, però, non vi è traccia. Riuscirono davvero a salvarsi dalla violenza eruttiva del Vesuvio?
Il ritrovamento di due scheletri a meno di 2 chilometri dalle capanne sembra non lasciare dubbi sul destino che toccò ai nostri antenati. I due scheletri della giovane donna e del maschio danno indicazioni su una morte per soffocamento comprensibile attraverso questa posizione riversi sul fianco destro nel caso della donna e sinistro dell'uomo e con le mani sul volto nell'ultimo tentativo di respirare. Inoltre nel maschio abbiamo una particolare contrazione dei piedi tipica di esposizione ad alta temperatura. Le ossa di individui di 3700 anni fa possono dire ancora molto ai ricercatori sulle attività lavorative e le abitudini di vita di queste popolazioni del bronzo antico. Un'altra evidenza importante la vediamo sul bacino della donna, dove sia sull'ilo di destra che di sinistra abbiamo chiare indicazioni di lesioni dovute ai parti. E quindi possiamo risalire al numero di parti sostenuto dall'individuo e quindi alla fertilità in generale della popolazione. Quindi si passa dallo studio individuale a quello popolazionistico. Le informazioni che lo scavo di Nola sta regalandoci non si limitano a far luce sul nostro passato, ma ci forniscono anche preziose indicazioni sulle dinamiche eruttive del Vesuvio. E questi sono dati importanti per mettere a punto strategie che in futuro possano meglio difenderci dai rischi vulcanici. La scoperta del primo sito in assoluto dell'età del bronzo, rivenuto a Nola, ha un'importanza enorme per la vulcanologia e per lo studio degli effetti dell'eruzione vulcanica. Infatti, contrariamente ad altre eruzioni, il materiale vulcanico con notevole energia investì anche l'area successivamente occupata da Napoli. E quindi in termini di rischio legato a un'eruzione pliniana, questo è un parametro del quale bisogna tener conto.